Non para a giocarlo, Jax. Yes. Mate, obviously. Jax è molto forte, secondo me. Comunque, raga, dobbiamo far partire una nuova moda. Ogni foto di una ragazza. Ogni foto che una ragazza si fa al bagno e si vedono delle mattonelle, voi dovete commentare con che belle mattonelle. Complimenti, che belle mattonelle. Ogni cazzo di foto. Io già lo sto facendo. probabilmente metterò il fervor. Vediamo un attimo. Jax è un unico champion che vuole andare aggressivo, secondo me, in lane. Quindi probabilmente rimetterò. Mo vediamo, perché non so se mettere. Mo vediamo, aspetta. Vado a vedere su Jax Pro Build. Jax Pro Build. Vediamo un po'. Guarda sti cazzo di capelli. Se muove da. Mi devo incazzare, eh. Kikis come l'ha giocato? Visi Chachi. Vediamo come l'ha fatto Chachi e Kikis. Vediamo che master stanno messo. Perfetto, ho capito. Qua. Ok. E devo vedere un'altra cosa. Devo vedere se mi conviene. Che build fare. Max la Q QWE. QWE. Triforce. Runed King. Guardian Angel. Ok. Grazie buco. Così mi rosinghi. Cane, la stessa maglia, la stessa felpa del video di Blackjack? No, la maglia l'ho cambiata. E la felpa sia la stessa, perché tanto non è zozza, cioè la uso per casa, quindi. Ah, Gnarmafin. Vediamo un po' come sto Jax. O secondo me good. Comunque vaffanculo, questi capelli sono per cazzo, ma. Secondo voi uno si può mettere il cappello con le cuffie? Cioè sto cappello qua, sto tipo dei cappelli qua. Ci credo poco, sinceramente. Vediamo. Infatti. Fa vedere. Fare un coglione. Ho capito. Mi dai tempo? No. Aspetta, mi devo alzare. Mi sono appena fatto la doccia, ma me li sono proprio asciugati del tutto i capelli. Mi sono lasciati un po' bagnati perché mi frega un cazzo. Perché c'è la vibrazione, pezzo? Andiamo alla vibrazione e let's focus. Allora sì, ho messo gli alert, ci sono tutto, titolo, ok, perfetto. Ok. Tutto perfetto. Fare un preservativo, lo so, ho visto. Buonasera, Ovalat. Fai ancora parte di 4G? No. A bello like, Nico. Ok, allora cerchiamo di capire un po' come funziona Jax. Questo secondo me è un ottimo champion per il meta che sta per avvenire. Tank contro Fiora. Jax è uno di quei champion che contro Fiora ci sta veramente di russo. Se riesce a giocarlo bene, bello good. Vediamo come non sono in grado di capire quando tradare ancora, perché non lo gioco da tanto ed è una delle prime volte che lo gioco. Ciao Leo. Contro Poppy, poi per Carifiora. Cane, il video di oggi mi è piaciuto un sacco. Oh, ma è iniziata la wave. Che cazzo. Lui ha iniziato Donuts Blade, quindi nel single trade è più forte rispetto a noi, ma nei trade in quale facciamo per un piccolo trade, poi smettiamo il trade, siamo più forti noi. Ecco. Prendo la stack di passiva. Ok, va benissimo così, l'ho usato la pozione. Perso due minion, il che non va bene. Ho usato una Corrupting Potion per fargli danni ulteriori con la pozione.
Se mi ganka adesso il loro jungler non ho paura di un gank. Però se lui regala le TP probabilmente potrei avere paura, ma hanno Shaco. Oh, in teoria in mezzo a tutti i minion potrei giocarlo anche bene e killare Shaco. Possiamo regalare. Non abbiamo un back bello perché purtroppo abbiamo failato tutti i CS. Però possiamo beccare senza usare il TP. Quindi aspettiamo un po' e andremo di Doran's Blade. E torniamo dopo a piedi. Good. Let's go. Poi devo giocare anche BW top. Ciao Wasaru, devo giocare anche WW top. Ti devo aiutare. E andiamo. Sì, ya baby. Dammi sti sorti, va. Good job, ma your mom, man. Questa wave gliela voglio frizzare. Perché io voglio far perdere pure tutta questa wave col cannone. E lui non ha il TP, io ho il TP up e siamo proprio in cassaforte. Nice. Se magari smettessi di fare la CS. Buono, buono. Questa la perdo tutta. Oh, povero, povero. Full of dub, subscribed per 2 mesi di fila. Grazie tante, full of dub, del resubscribe. Mettere il benvenuto nelle cagne di cani. Grazie tante, bro. Ti ho dato 2 anni in più, mannaggia. Meno male. Let's go, man. Ciao, Andre. Ciao, Tigre. 2000? Nini, nini. Shaco potrebbe essere di nuovo top. Mo' vediamo subito se è top. Come cazzo ha fatto a prendere tutta questa velocità? Lui non ha lei adesso, quindi non può scappare. A questa cosa che gli sto per fare. È good. Shaco ha perso un bel po' di tempo, ma guess what? Abbiamo preso l'ignite. E io ho il TP. Quindi per me va benissimo. Probabilmente mi farò anche la clot armor. Lui sta pushando la wave perché non sa che io ho il TP. E questa cosa è veramente bad per il signor Cred. Guess what, man? Sì, ya. Ma il TP up! Che giocatore. La body bloccata, lol. Let's go, man. Ah, let's go. Dove cazzo andate, mate? Missa. Cled, che stai facendo? Lo sai che non ti puoi avvicinare qua? Ah, ho ferrato 2 CS. Holy shit, a caso proprio. Il fatto è che ha la wave che push, quindi tanto vale show war, andare back, perché messa così non è che posso prendere. Oh, la vogliamo levare? Va bene, va bene, va bene. Mo' arriva Shaco. Shaco dovrebbe essere bozzato in teoria, però chi lo sa. Vai via, 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 via. Sì, ma lasciami la farm. Comunque la Q contro Kled è molto forte perché Kled è uno di quei champion che ha molto cooldown in early game sulla sua E. E avendo molto cooldown sulla sua E, guess what? Ancora a livello 4, qui ci riparto.
Cage ci facciamo. Tra poco ci scelgo per il top set perché c'è il rosso. A me questa web si resetta bene per me. Guarda qua, Cled, ma è troppo tardi. Ok, torniamo top. Torniamo top a fare pressure. Dove si maxa la W1? Si maxa la Q. Si maxa la Q. E contro questo tipo di matchup. Perché tu vuoi sempre avere l'engage contro Cled. Esatto, Demo. Hai capito benissimo. Shower era bozzetto, quindi posso permettermi di distillare questo rosso. So che non c'è. Cled non può permettersi di cercare qua perché se viene lo stupro vivo. E torniamo top. Ward qua. Volendo potremmo continuare a frizzare la wave e far sì che Cled perda tantissimi CS, però non è quello che vogliamo. Vogliamo che Shaco faccia più pressure top che possa, così la mia bot può snowballare. Che a parte in realtà già sta vincendo la mia bot. Il mio mid ha due catalyst. Due catalyst. Rise. Misclicked. On TP. Boh, è good frizzarla questa wave qua perché con la seconda max rimane W. Perché Cled è a livello 6 e potrebbe forzare qualcosa da qualche parte, però da tutte le parti solo mid potrebbe forzare qualcosa Cled. E mid è Ryze e può facilmente scappare. Boh, non so, in teoria dovrei mettere pressure perché se Cled inizia a forzare cose non credo possano prendere tanto, però non voglio rischiare. Tipo questa cosa il mio team non dovrebbe farla per dirvi. Lula l'ho ulti down, però tipo. E sta rosa mi ha rotto il cazzo. Let's go, man! Let's go, man! Let's fucking go, man! Holy shit, man! Grazie tante, Dom, per i sub. Holy shit, man! Come on! Ok, Runel King perché siamo contro Cled. Potremmo andare anche di Gambit in realtà. Infatti vado di Gambit. Non hanno tanti danchi, meglio la Gambit. Grazie tante Tom per il subscribe, mate, e per i subscriber, benvenuto nei cani cane, bro. Let's go, man. Ma è legale! Oh, e te sto cazzo d'attacco? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ryze! Ryze!
Ah. Com'è? Questo game lo carico su YouTube. Sì. Ok. Siamo molto Ed. Allora, siamo Ed. Siamo molto più forti di lui. Non so se farmi Gunblade o Runed King. In teoria mi sarei fatto Runed King, però non hanno proprio champion che si buildano vita. Non hanno champion ai quali devo metterci tanto a buttare giù, quindi preferisco farmi la Gunblade. Dopo la Gunblade probabilmente andrò di Guardian Angel. O addirittura di Rangwin Summon, visto che hanno un bel po' di AD critico, critico e attack speed. Cosa maxeresti così su due piedi? Vengo in mente altri matchup dove maxare prima la Q. Uscito da matchup non è quello di maxare W perché ti serve il danno instant, tipo contro Irelia, contro Riven. Quelli sono matchup in quali tu puoi ingaggiare e fare all-in. Cioè, i matchup in quali tu pensi che uno può scappare, tipo contro Kennen, pure con Jax, maxi la Q perché tu sai che quello ti stunna e scappa. Io so che Cled, se avessi fatto la Q addosso, sarebbe scappato di E. E sarebbe uscito dal range della mia Q. Quindi io mi maxo la Q perché non voglio che lui esca dal mio range. E quando ci esce di E, io ho la Q prima che lui abbia la di nuovo. Qua, 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 qua. Facci, facci. Team, team, team. E allora ditelo che trollate e surrendiamo. Vabbè, buono, sono veramente grosso. Tanto tanto grosso. Adesso mi devono lasciare andare il botto, tipo I want Herald. Siamo così, io sono così forte che mi posso fare 1v2. E io in questo momento voglio l'Herald, perché so che io e Zac ce lo possiamo fare. Se loro vengono a contestarcelo, li killiamo tutti e due. Quindi è nel loro interesse non venire a contestarci l'Herald. Chiedo a Zac, no. Vieni all'Herald. Bravo Zac. C'ho Neptune. Mette, devo chiamare l'avvocato. Hai detto paura o sbaglio? Solo double kill, che schifo. Ragazzi, tra poco ricresce la barba. Cane, com'è andata la tiltata di ieri a poker? Mette, si tilta e si stilta. Tanco io. Adesso tanca te però. Posso ritankare io l'ultimo hit. Stupido questo, cazzo. Oh i cuori, oh questo cuore. Ah, io avrei dovuto andare bot qua, però abbiamo semplicemente reddato Drago per Herald che per me va benissimo. Adesso ultimo a pushare top. Tiro certe zaccagnate adesso con l'Herald, guys, che ve lo dico a fare. Jax è molto buono. Jax credo non abbia counter. Jax credo che sia uno di quei champion che killa Fiora 1 vs 1 anche in late game. Credo che sia veramente uno di quei champion che non ha counter. Sono sempre tutti top, cazzo! Night Shark. Doppia E, vai! Ah! Vide top ancora, un'altra volta, dai! Faccio Rando Summon comunque. È divertente venire dopo a rompere il cazzo a Canelupo? Va bene.
Hai visto che danno gli ho fatto a Cledi? Ho fatto Herald, W, Triforce del Frog. Gli ho dato un casino, gli ho levato. L'ho fatto tipo 560 danni. Una W. Ma siamo matti. Questo è lo smart di 2. Bravo Zac. Oh, nice dodge, ma sei morto, però. Oddio! Oh mio Dio! LOL. Anche la di Dani Kidd è forte su Jax, però sapete. Anche la di Dani Kidd è forte su Jax. Però non mi conviene farla adesso. Danno in summon, corazzo uomo morto, Torment non me lo faccio neanche. Ah no, tu dici Deadman's Plate? No, perché loro hanno comunque 4 persone che sono D, 2 che vanno autoattacchi, anche, anzi 3 che vanno autoattacchi, perché quello Kled Adesso mi inizio a incazzare, eh? Dove cazzo è il mio team? Can you support me, please? By the way, let me bot, go baron, setup, baron vision, I can 1 vs 2 Shaco Kled. If they come 3 for me, you start baron. Go. Sono greedy, certo che sono greedy, ma perché posso andare greedy? Se qui avessi avuto anche solo uno dei miei teammates dietro, solo uno me ne serviva. Uno, non due, tre, uno. Però non mi hanno trastato. Che ci dico? Andrea, hai visto? Porca boia. Jin, what the fuck are you doing? Potevamo cesarlo qua, però quello che vogliamo fare è semplicemente mettere pressure adesso, non vogliamo cesare le persone. Full vita tutti, beh, non c'ho bisogno della mia ulti. C'è Jin qua? Oh, che cazzo fa questo qua? Hai visto, c'avevo Gino e stavano qua. Sì, amen. Dai, resto Baron, va. Via. Oh cazzo. Holy shit, man. This Jax will be LCS soon. Thank you a lot, man. Let's go, man! Yebus, lol. Yebus, mi fa...
Cane lupo da Hopking. Holy shit! Oh! Bastillo! Mazzo. Thanks for the tuto. No, noi siamo persone que good people. Se provi solo a saltarmi addosso, ti giuro che ti do una mannata. Mi piace questo Champions e va head, però non ci andrò sempre così tanto head. Questo è il problema. Che ci devi giocare anche quando non sei head. Ma io non posso entrare e beccare ste play. Questo video lo carico su YouTube. I don't care. GG. Tac, 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 tac. A che ora stacchi? A che ora stacchi? Non lo so. Mezzanotte l'uno. Più 18. Holy shit, man. Guarda i danni. E questo lo metto su YouTube. Ciao YouTube. See ya. Let's go, man. Cambio schermata. Ah, non ho fatto vedere che ho cambiato schermata. Allora, YouTube, see ya adesso. Ciao. Ecco qua, i danni e tutto.